100 anni fa nasceva Felicia Bartolotta Impastato, la donna di grande tenacia e coraggio, madre di Peppino Impastato, che ha lottato con tutte le forze, chiedendo giustizia dopo la morte del figlio. A lei è dedicato il libro di Gabriella Ebano, che è stato presentato durante il fine settimana dal titolo Insieme a Felice, il coraggio nella voce delle donne, in un incontro organizzato da Attivarci Insieme San Cataldo in collaborazione con Onde, Donne in Movimento. La nostra associazione opera a San Cataldo, abbiamo un bene confiscato, abbiamo in gestione un bene confiscato all'interno del quale è presente un centro culturale femminile dedicato appunto a Felicia Bartolotta Impastato. Quindi quando mi hanno proposto di presentare questo libro qui tra San Cataldo e Caltanissetta, non ci abbiamo pensato due volte, siamo stati più che felici di organizzare l'incontro su questa donna straordinaria e di cui quest'anno ricorre il centenario della sua nascita. Quindi per noi è un'occasione molto importante per ricordare Felicia e anche altre donne che hanno combattuto sul suo esempio la mafia, che non si sono arrese, che hanno continuato a far rivivere i loro cari in questa terra che comunque purtroppo perde facilmente la memoria. L'autrice Gabriella Ebano nasce nella capitale e dopo la laurea in lettere dedica la propria vita alla fotografia. Una carriera particolarmente ricca, ritrattista e fotografa di scena in teatro, insegnante di fotografia. Ha partecipato a diversi concorsi e si è impegnata in progetti sulla legalità e laboratori di scrittura creativa nelle scuole. Grazie al padre, di origini siciliane, Gabriella Ebano coltiva un legame con quest'isola. Lavora in Sicilia infatti già dal 1997, dedicandosi alla fotografia sociale ed etnografica, e in questa terra conosce Felicia Bartolotta Impastato, la protagonista principale di un libro in cui si raccontano delle storie di donne con grande coraggio. Questo libro è pieno di coraggio perché parlano le donne siciliane che purtroppo hanno avuto una perdita molto forte perché hanno visto strappati gli affetti più cari da parte della mafia. E questo libro nella prima parte racconta Felicia attraverso 10 interviste al femminile. Quindi sono aneddoti, ricordi di questa grande donna, tra cui le attrici che l'hanno interpretata sia nel film 100 passi di Lucia Sardo, sia la Lunetta Savino nell'ultimo film TV Felice Impastato. La seconda parte poi ci sono le storie, appunto come dicevo all'inizio, di tante altre donne siciliane che come Felicia hanno dovuto combattere per ottenere giustizia.